Il fischio sibilo della locomotiva risuona a sinistra, penetrante come un grido d'aiuto, denso di presagi. Come se la locomotiva personificasse una massa d'uomini che sta conducendo una grande disgrazia. Improvvisamente, dalla piccola folla rinchiusa nei vagoni, si innalza un grido. Qui c'è un cartello! Auschwitz! Ognuno di noi sente il cuore fermarsi. Auschwitz era un concetto, l'incarnazione di idee confuse, e per questo ancora più terribili, di camere a gas, crematori e assassini in massa. Ora si vede meglio, nella luce dell'alba, per chilometri e chilometri, a destra e a sinistra le rotaie, i contorni di un campo mostruosamente grande. Ci fu ordinato di scendere dal vagone e di disporci in due file, una a destra e una a sinistra, di uomini e di donne, e di sfilare di fronte all'ufficiale dell'SS. Stava in piedi con aria disinvolta, appoggiando il gomito destro alla mano sinistra, compiendo un misuratissimo cenno, destra, sinistra, più spesso a destra. Alla sera sapevamo il significato di questo gioco. Era stata la prima selezione. Veniamo spinti in un altro locale. Lì ci rasano, ma non solo sul cranio. Infatti su tutto il nostro corpo non rimane nemmeno un pelo. Siamo spinti nelle docce, ci mettono in formazione. Quasi non ci riconosciamo più tra di noi. Non abbiamo più nulla, tranne questo corpo, nudo. Non ci resta nulla, tranne questa esistenza, letteralmente nuda. Quale anello di congiunzione ci unisce alla vita di prima? Si immagina un uomo a cui insieme alle persone amate vengano tolti la sua casa, le sue abitudini, i suoi abiti, tutto infine, letteralmente tutto quanto possiede. Sarà un uomo vuoto, ridotto a sofferenze e bisogni, dimentico di dignità e discernimento, poiché accade spesso che ha perso tutto, di perdere anche se stessi. Si comprenderà allora il duplice significato del termine campo di annientamento e sarà chiaro che cosa intendiamo esprimere con questa frase, stare sul fondo. Il mio nome è 174517. Siamo stati battezzati e porteremo finché vivremo il marchio tatuato sul braccio sinistro.